Siamo qui con Valeria Otkina, della GEA SRL, una società che si occupa di supporto alle imprese che stanno internazionalizzando per quel che concerne il rilascio di dichiarazioni e certificazioni di conformità. Allora, innanzitutto, facciamo un po' una panoramica su quelli che sono i rischi e le opportunità per le imprese del settore impiantistico, secondo quello che poi è emerso un po' stamattina durante questo incontro. Buongiorno, opportunità sono quelle di emettere il prodotto sul nuovo mercato perché, come sapete, penso il mercato russo è un mercato molto interessante. Poi, ottenendo il certificato dell'Unione Economica Eurasiatica, potete commerciare il vostro prodotto in tutti i paesi dell'Unione Economica Eurasiatica, cioè Russia, Bielorussia, Kazakistan, Armenia e Kirghizistan. I rischi anche non sono da sottovalutare perché veramente io capisco che per un produttore diciamo, lo scopo aziendale più importante è quello di progettare e costruire un prodotto di alta qualità. Però cioè, praticamente la parte di documentazione può sembrare secondaria, banale, non significativa, invece non è così, perché veramente un'incongruenza nella documentazione può bloccare intero progetto. Potete avere un prodotto bellissimo, però magari non potete sdoganarlo oppure non potete installarlo perché la certificazione serve sia per sdoganamento sia per messa in servizio. E abbiamo avuto tante situazioni spiacevoli con i nostri clienti, anche delle aziende molto strutturate e multinazionali, che hanno avuto problemi veramente grossi, impianti bloccati, pagamenti anche bloccati per delle mancanze che alla prima vista possono sembrare anche insignificanti. Allora, noi vi consigliamo ovviamente affrontare l'iter certificativo con la massima serietà. Ecco, facciamo un attimo un po' chiarezza su un aspetto molto importante che è emerso stamattina, quello della differenza fra la certificazione e la dichiarazione. Intanto voglio premettere che la certificazione e dichiarazione hanno un valore giuridico identico. Come potete sottoporre il vostro prodotto alla procedura obbligatoria di valutazione di conformità? Attraverso certificazione oppure attraverso la dichiarazione? Come capire cosa dovete fare? Per questo dovete consultare regolamenti tecnici, perché ogni regolamento tecnico definisce che cosa dovete fare. Certificazione è un processo che si svolge dal Certification Body e che nel caso dell'esito positivo rilascia un documento dove attesta che il vostro prodotto è conforme ai requisiti di regolamenti tecnici. La dichiarazione invece è una specie di autocertificazione dove il produttore oppure la persona da lui autorizzata dichiara che il suo prodotto è conforme a questi requisiti tecnici. Comunque, non potete fare neanche le dichiarazioni da sole, cioè in tutti e due i processi, entrambi i processi, sono coinvolti certification body accreditati. Solamente che il certificato viene firmato dal certification body, e invece la dichiarazione viene compilata dal Certification Body sulla base dei documenti forniti, poi lo firma dichiarante, però poi viene registrata nel registro statale sempre dal Certification Body. In altre parole, c'è sempre bisogna passare attraverso il Certification Body, ecco. Ultima domanda, parliamo un po', ecco, delle attività della vostra società a supporto, ecco, delle imprese che si internazionalizzano, più o meno quali settori merceologici appartengono e voi nello specifico cos'è che fate? La nostra azienda offre il supporto alle altre aziende che esportano o vogliono esportare. Soprattutto noi siamo specializzati nei prodotti del settore impiantistico. Ci occupiamo della certificazione, la manualistica, l'ingegneria, e le traduzioni.
Ecco, il punto forte, diciamo, punto di forza del nostro gruppo sta proprio nel poter integrare la conoscenza della normativa con l'ingegneria, perché abbiamo all'interno dell'azienda un reparto T&S, cioè Technical Regulation and Standards, dove ci sono specialisti che conoscono molto bene la normativa russa e quella dell'Unione Economica Eurasiatica. Poi c'è un reparto di traduzioni e anche un reparto di ingegneria, e questo ci permette di affrontare i progetti anche molto complessi dall'inizio alla fine. In altre parole, partendo dall'analisi del prodotto, proseguendo con il controllo della documentazione, con la correzione della documentazione, con la redazione dei passaporti tecnici, dei manuali o altro se necessario, con le traduzioni, fino all'emissione del certificato. Cioè, praticamente, la nostra finalità è supportare le aziende il più possibile nell'ottenimento dei certificati e farle lavorare tranquille sul mercato russo e altri paesi dell'Unione Economica Eurasiatica.